Salve, buongiorno a tutti, mi chiamo Viviano Sandro, sono un libero cittadino che sto protestando, un ragazzo che soffre di distrofia muscolare, una malattia che ci sta divorando vivi a tutta l'intera famiglia. Mio papà è morto con la stessa malattia, mio zio è morto con la stessa malattia, una morte bruttissima, agonizzante. Oggi noi siamo quattro fratelli con la stessa malattia, mia sorella vive con un ventilatore a casa in pericolo di vita, non so quanto può vivere, 15, 20 giorni, un mese, due mesi, dico, è una situazione molto drammatica e molto sofferente. Oggi io faccio un appello a tutte le persone che ci aiutano e che ci aiutano, che abbiamo un'alternativa delle cure staminali di professor Davide Vannone. È una speranza, noi siamo consapevoli, questa terapia può funzionare come non può funzionare, ma è l'ultima spiaggia, è l'ultima carta da giocare, e quindi è un nostro diritto di poter scegliere, sia noi che come la famiglia Viviano, ci sono tante altre persone in Italia che stanno soffrendo come noi, come tanti bambini, come tante persone in coma vegetativo, persone adulti che stanno soffrendo come soffre mia sorella e che desiderano l'ossigeno. Oggi noi chiediamo con tutte le nostre forze che venga preso un provvedimento di legge che può aiutare, che possono avere inizio infusioni di urgenza per tutte le persone che stanno soffrendo. Abbiamo fatto questo piccolo video in cui Sandro, che sta manifestando da quasi 10 giorni qua davanti, ignorato dalle televisioni, chiede che la sperimentazione venga avviata e possibilmente chiede anche di essere inserito nella sperimentazione. Noi abbiamo approvato un decreto in cui dicevamo che la sperimentazione deve partire l'1 luglio e chiedevamo anche che all'interno del gruppo, diciamo, di controllo ci fossero dei rappresentanti in un certo modo a tutela delle istanze dei cittadini, e fare un'interpellanza in aula questo venerdì mattina. Ci tengo che venga veicolata questa informazione, perché a prescindere dal merito pro, contro, eccetera, quello che è importante è che qui ci sono dei cittadini che liberamente, civilmente, pacificamente sono messi ai 10 giorni pur in gravi condizioni di salute e sono stati ignorati ovviamente dalle televisioni, che preferiscono parlare del processo Mediaset e di altre cose, ignorando comunque istanze che, secondo me, ripeto, al di là del merito sono importanti, perché sono esercizi di libertà civili di cittadini che combattono per qualcosa in cui credono, ripeto, a prescindere poi dal merito della questione. Comunque noi come movimento politico stiamo cercando quantomeno di garantire che quello che abbiamo approvato alla Camera si tramuti in realtà, e anche velocemente, perché questa è gente che non può aspettare comunque.